E insomma, Nintendo l'ha fatto di nuovo, così dal nulla ha deciso di annunciare un bel pezzo da 90. Che sia una strategia premeditata o una scelta dettata dallo stato delle cose a causa della pandemia, poco importa. Fra poco di più di 2 mesi potremo mettere le mani su Paper Mario, The Origami King. Oltre a fornirci la data di uscita ufficiale, fissata per il 17 luglio, il breve trailer ha mostrato tantissime cose e direi che è proprio il caso di fare un po' di ordine per cercare di capire cosa possiamo aspettarci dal prossimo episodio. Episodio dell'ex saga di JRPG con protagonista Mario. Io sono il Poro Michele e mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuro di non perderti i miei prossimi video. Iniziamo! Questo di Paper Mario si tratta ovviamente di un ritorno graditissimo. Ma le cose non sono così semplici come potrebbero sembrare. Infatti la serie nei suoi ultimi capitoli ha subito un cambio radicale che l'ha gradualmente allontanata dalle sue radici ruolistiche e anche, in parte, dal gradimento del pubblico. Non che Sticker Star e Color Splash fossero dei brutti giochi, ma è innegabile che i tentativi di snellire il battle system abbiano fatto perdere gran parte delle caratteristiche vincenti che hanno reso un titolo come Paper Mario e il Portale Millenario un vero capolavoro del genere. Partiamo subito quindi dai combattimenti e da quel poco che si intravede, le arene di battaglia in parte mi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Questo perché il combat system sembra sì un'evoluzione di quanto visto in Color Splash, ma in Origami King ritornano alcune caratteristiche per me necessarie, come i numeri che indicano il danno o anche il pubblico che assiste sugli spalti allo scontro. Il perno centrale del gameplay sembra ruotare attorno, ed è proprio il caso di dirlo, all'allineamento dei nemici tramite lo spostamento del ring. Come mostrato meglio in questo altro video spuntato fuori da chissà dove, Origami King sembra integrare una sorta di sistema a turni attivo, con lo scorrimento del timer in alto a destra a suggerire un'impostazione dinamica delle lotte. Inoltre, data la presenza di soli 2 comandi, il salto e il martello, potrebbero essere state tolte dall'equazione dinamiche non proprio riuscitissime, come quella degli sticker e del deck building. Certo, ci sono ancora parecchi dubbi, come se saranno presenti degli alleati da inserire all'interno del party, se torneranno i punti fiore per limitare l'utilizzo delle special e se ci saranno delle azioni contestuali da eseguire per amplificare l'efficacia dei comandi impartiti. Ma questo primo rapido sguardo sembra confermare la volontà di riavvicinare il brand alle proprie origini. L'impostazione da JRPG classico sembra ritornare anche nell'esplorazione, dove possiamo vedere Mario alla guida di diversi veicoli in degli spazi così ampi che si potrebbe pensare addirittura alla presenza di una world map. Sebbene anche Origami King si concentrerà particolarmente su sezioni platform, come ormai consuetudine nella serie, la presenza di una mappa di gioco liberamente esplorabile potrebbe ridurre drasticamente la sensazione di eccessiva linearità che affliggeva Sticker Star e Color Splash, senza contare poi che tutti gli ambienti mostrati sono variegati ed ispirati già al primo impatto, discostandosi anche di molto da quello che la serie ci ha abituato a vedere. Il tema degli origami e dei mostri in carta pesta ha sicuramente il suo fascino ed è l'ennesima trovata geniale sull'impostazione paper della serie. E da non sottovalutare assolutamente sono la pulizia grafica e l'art style che alzano di parecchio l'asticella qualitativa, nonostante Color Splash eccellesse proprio in questi campi. Sembra ritornare anche l'humor tagliente che ha contraddistinto ogni singolo capitolo della saga, e il trailer presenta un taglio cinematografico tendente all'epico che non fa che aumentare le impostazioni sopra le righe di Origami King. Ci sono tantissimi piccoli dettagli da notare, come Bowser Origami alleato di Mario, la presenza di alcuni comprimari come Bob-omb e Bowser Jr., ma soprattutto la continua presenza di veicoli e combattimenti aerei che a questo punto potrebbero diventare parte integrante del gameplay. E per chiudere, come non commentare la scena finale dove Mario indossa un casco oversize di Samus. La stanza è piena di altri cameo, come la testa di cartapesta di Donkey Kong, ma perché mostrare proprio questa sequenza? Nintendo, ci devi dire qualcosa? Da una parte potrebbe trattarsi di un semplice omaggio, dall'altra un indizio su quella che potrebbe essere una partecipazione più corposa, magari proprio attraverso il tema delle battaglie aeree, oppure, perché no, potrebbe essere un piccolo teaser per qualcosa in arrivo i prossimi giorni. E visto la totale casualità con cui Nintendo sgancia bombe del genere ultimamente, non so voi, ma io inizio ad aspettarmi di tutto. Incrociamo le dita e non diciamo altro.
E voi poracci, cosa ne pensate di questo trailer? Siete in hype? Oppure i precedenti episodi vi hanno un po' raffreddato nei confronti del brand? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, intanto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, così, a caso, ciao!